Mi chiamo Giovanna e vivo a Verona. E mia suocera è una vera vipera. E questa è la mia storia. Accominciamo. Sono nata in una famiglia per bene. Mia madre e mio padre non ci hanno fatto mancare mai nulla. Ci hanno fatto studiare. Ci hanno insegnato i valori, il rispetto, soprattutto per le persone più grandi. A 16 anni subisco una delusione d'amore che mi rende fredda. Dopo qualche tempo mi fidanzo con un altro ragazzo, ma questo inizia a insultarmi. Inizia a farmi violenza psicologica e così lo lascio, perché capisco che oggi è un insulto, domani può essere uno schiaffo. Così rimango per un po' di tempo da sola. Sono sempre stata una figlia che non si è riuscita mai ad aprire completamente con sua madre, ma nonostante frequentassi la mia comitiva, uscissi nei pub, nei bar, non sono mai stata una ragazza che ha dato problemi a casa, non ho mai fatto uso di alcol o altro. Fatto sta che un giorno vado in un bar e vedo questo ragazzo, bello, bello come il sole. Ci incrociamo, ma poi ognuno esce e non riusciamo neanche a scambiarci una parola. Dopodiché lui mi contatta sui social e iniziamo a parlare, fino a che iniziamo una vera e propria relazione. Dopo un po' di tempo mi presenta i suoi amici, dopo un po' mi fa conoscere la sua famiglia. In realtà vedevo che c'era qualcosa che non andava, ma lui mi piaceva troppo, era innamorata, e quindi vado oltre. Fatto sta che incominciamo a litigare proprio per colpa di sua madre. Quando eravamo insieme lei mi parlava sempre di questo figlio, come se fosse un mostro, ma io questo mostro non lo vedevo. Faceva di tutto perché voleva creare sempre zizzania tra me e il mio fidanzato. Io mi stresso così tanto che a un certo punto lo lascio. Lui ritorna da me, dice che vuole stare insieme a me. Io acconsento, però io dico che dobbiamo stare insieme, ma di nascosto dalla sua famiglia, perché non volevo altri problemi. Nel frattempo però rimango incinta. E così decido di appianare nuovamente le cose con l'arrivo di questa bambina e cerco di far entrare di nuovo lei nella nostra vita. Ma niente, lei voleva intromettersi in tutti i modi, era sempre lì a dire una parola, a dirmi sempre cattive cose, al che io prima ero una ragazza che stava zitta, non rispondeva, proprio per il rispetto che mi aveva insegnato mia madre per le persone più grandi. Poi decido di rispondere con educazione. E da quel momento le cose non vanno più bene, perché lei peggiora sempre di più le cose, fino a che decido che non voglio avere più nulla a che fare. Anzi, addirittura lascio il mio compagno e mi sfogo con mia madre, perché lei mi aveva stressato così tanto che non ce la facevo più. A lui gli dico che quando vuole non c'è problema, la bambina la può vedere quando e come vuole, ma che io non volevo più avere niente a che fare con la sua famiglia perché volevo vivere felice. Lui sceglie me e nostra figlia. Quasi alla fine della gravidanza però mi rendo conto che lui era molto combattuto, che voleva comunque la sua famiglia vicino, e quindi ci riprovo di nuovo. Do un'altra possibilità a mia suocera. Quello che non vi ho detto è che mia suocera aveva dei seri problemi di alcolismo. Mi ricordo il giorno che ho partorito. Doveva essere il giorno più bello della mia vita quando lei mi viene vicino e sento quella puzza di alcol. Ora, come se fosse ieri. Partorisco e in me si introduce una vera e propria gelosia per mia figlia. Non volevo che nessuno la toccasse, soprattutto lei. Lei mi urtava tantissimo. Fatto sta che io a un certo punto, dopo che ho avuto mia figlia, dico basta. Non ce la faccio più. Lei mi stava facendo perdere veramente proprio il senno, mi faceva stare sempre nervosa, mi faceva litigare con il mio fidanzato, era gelosa di tutto quello che facevamo, veniva a casa nostra sempre a discutere, a creare sempre zizzania. Così la blocco dovunque, non voglio sapere più niente di questa persona. E così inizio a liberarmi, inizio a essere serena. Ho la coscienza a posto, so che gli ho dato più possibilità a questa donna per capire che persona io fossi, ma il problema è che se una persona è fatta in quel modo non la puoi cambiare. Una mamma non è quella che è gelosa del figlio, quello che lo dipinge come un mostro vicino alla sua fidanzata, è quella che si preoccupa di come deve vivere. Io ho avuto aiuti solamente dalla mia famiglia. Lei non si è mai preoccupata per suo figlio. Anche quando gli abbiamo detto che volevamo comprare casa, lei ha sempre consigliato di fittare casa. È come se non volesse mai bene di suo figlio, è come se lei fosse gelosa di tutto quello che poteva avere.
Finalmente anche la mia famiglia, che inizialmente cercava di convincermi a fare pace con questa donna, quello che avevo tanto desiderato anch'io, perché per me esiste il bene, la pace nella famiglia, ma mi sono resa conto che questa donna è impossibile, questa donna non ha niente di buono. E purtroppo l'ha capito anche il mio compagno, ed è per questo che anche lui ha pochissimi rapporti con lei, anche se io, dovete sapere, non gli ho mai detto che lui non doveva andare a trovare sua madre. Anzi, io una volta a settimana prendo mia figlia e la porto dalla nonna, anche se io e lei non parliamo, perché se parliamo litighiamo. L'ho bloccata dappertutto e sono più serena, soprattutto sono più serena con mio marito e con mia figlia. Siamo una bellissima famiglia. Lei si è ammalata di cirrosi epatica. Gli altri pensavano che io in questa circostanza gli avessi dato una possibilità. Mi dispiace, non posso, non me la sento. Se do a lei un'altra possibilità, so che la mia famiglia andrà in rovina, perché purtroppo lei non è cambiata con la malattia, assolutamente. E poi tra l'altro è una malattia che si è cercata e si è voluta da sola. Non è venuta così. Io faccio questo video per dire che ci sono molte suocere brave, sicuramente, che trattano le proprie nuore come figlie, che le vogliono bene, come mia madre tratta mio marito. Ma purtroppo non tutte le mamme sono uguali. E quindi, ovviamente, neanche tutte le suocere. Ho cercato in tutti i modi possibili e immaginabili di avere un buon rapporto, perché è vero, io e lei non ci siamo scelte, ma in comune abbiamo l'amore per suo figlio. Purtroppo il problema, sapete qual è? Che lei non ha amore per il figlio. Quindi figuratevi se può averlo per me. E io devo salvaguardare mia figlia e la mia famiglia, la mia serenità, la serenità del mio matrimonio. Ho tentato di tutto. Avevo in me tutti i valori che la mia famiglia mi ha dato: l'educazione, il rispetto, la tolleranza, la sensibilità, l'altruismo. Ma non si può donare queste cose a una persona che invece è solamente cattiva, a una persona che vuole solo il suo male, una persona che cerca di distruggere tutto ciò che la circonda. Non posso farmi trasportare da questo suo malessere. Io devo far sì che mia figlia sia serena e soprattutto mio marito. Spero che con questo video molte donne che non hanno il coraggio di ribellarsi alla propria suocera e che vivono una condizione familiare difficile tra marito e suocera trovano il coraggio di farsi valere. Perché è vero, non può finire un matrimonio per una suocera, ma non si può vivere neanche male subendo da una persona che purtroppo non vuole il bene di suo figlio. Buona vita.